Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto la magliettina del Gigione. Eccola qua. Oh, si vede anche meglio, che bello. Detto questo, è fantacalcio laghe perché il Gigione è inviperito, poi capirete perché. Ma andiamo a vedere com'è andata partendo dalla prima sfida. Quella tra il Melinos Team contro Suppos Team. Melinos Team contro Suppos Team. Vediamo come si sono presentate le due squadre in campo. La Melinos Team è scesa in campo con Handanovic in porta. Spinazzola, Hernandez, Faraoni, che però non ha giocato ed è stato sostituito da De Vrij. A centrocampo Jasi, Zaccagni, Kostic e Candreva. In attacco Muriel, Arnautovic e Ciruzzo mio, Ciruzzo Immobile. La Suppos Team ha risposto con Provedel in porta, Di Lorenzo, Danilo, Parisi in difesa, Tonali, Radoncic, Pereira e Malinowski, che però non ha giocato ed è stato sostituito da Ilic. In attacco Zaniolo, Giroud e Abraham. Vediamo che punteggi hanno ricevuto. La Melinos Team, portiere 6, però ha preso 3 pere e quindi 3. Difesa 17, però c'è un assist 18. Proseguiamo con il centrocampo, signori. Il centrocampo 25. È rimasto 25 perché purtroppo per lui non ha avuto né bonus né malus. Infine in attacco 19 punti e mezzo, però ci sono tutti i bonus del buon Ciruzzo mio, Ciruzzo in fiore, che ha fatto 2 gol e un assist, quindi 7 punti in più per la Melinos Team, e quindi da 19 e mezzo il bonus fa arrivare il voto totale dell'attacco a 26 e mezzo, per un totale di 72,5, che significano 2 gol. La Suppos Team ha risposto con portiere 6 e mezzo, non ha preso gol, ha fatto ottimi interventi il buon Provedel, e quindi 6 e mezzo rimane. Difesa 18 e 18 rimane, né bonus né malus, niente, proprio il nulla totale. Centrocampo 23,5, ma c'è un giallo di troppo di Pereira e quindi 23. L'attacco 18, ma c'è il golluzzo di Giroud, che purtroppo per il buon suppostino ha preso anche la traversa, anche se bisogna dire gliel'ha deviato Meret. Quindi quando il portiere respinge sulla traversa, niente da dire. A proposito, io ho messo Zaniolo in attacco, ma Zaniolo è centrocampista, quindi dovrei cambiare completamente tutti i voti, ma vabbè, ormai lo lascio così com'è, tanto cambia poco. Il buon Zaniolo comunque ha preso un buon 6, quindi il centrocampo diventa 31 e l'attacco diventa 13,5. Quindi cambia assolutamente una beata Giovanna. Infatti mi sembrava strano che Zaniolo fosse in attacco, me ne sono accorto dopo. Quindi il buon Suppos Team è sceso in campo con un 3-5-2 e quindi l'attacco prenderebbe 29,5, poi c'è il giallo a Pereira 29 e l'attacco anziché 18 prenderebbe 12 più 3 del gol di Giroud, 15, ma tanto la matematica non è un'opinione, se la somma è quella, anche se anziché essere 3-4-3, 3-5-2 cambia poco. Alla fine il suo totale è 68,5. Spiazzi che ho messo Zaniolo in attacco e non a centrocampo, ma ripeto, cambia poco, non è come una volta che il difensore se segnava erano 5 punti, il centrocampista se segnavano erano 4 punti extra e l'attaccante erano 3 punti. Invece
cambia niente, sono giocatori, puoi mettere anche 11 difensori per 10 difensori e il portiere, e la somma è quella. Comunque, Melino Steam batte Suppo Steam 2-1, perché 72,5 a 68,5 viene 2-1. Suppo Steam sfortunato perché è andato ad affrontare una squadra che ha fatto appunto poco più di 70 punti. Ma è stata una giornata in cui le differenze sono state veramente minime e, se non erro, questi 72,5 sono anche il record. Sì, perché se avesse affrontato qualsiasi altra squadra avrebbe pareggiato. Purtroppo è andato a beccare quella che ha fatto più punti, e quindi il Piangina, come lo chiamiamo noi, il proprietario della Suppo Steam, farà di nuovo il pianto greco, perché che sfortuna, ho preso proprio la squadra che ha fatto 72,5, cioè due gol, perché tutti gli altri ne hanno fatto uno solo. Ho spoilerato, ma fa niente. Tanto, prima o poi ve l'avrei dovuto dire, quindi cambia poco. Andiamo alla seconda sfida. E qua sì, qualcuno deve piangere, perché veramente sta facendo come il nome della sua squadra. Pena, pena, pena. L'altra sfida è stata tra Forza Juve e João Norris. Vediamo Forza Juve come è sceso in campo. Forza Juve è sceso in campo con Perini in porta, Bonucci, Bremer e Vojvoda in difesa. Il problema è che sia Bonucci che Vojvoda non hanno giocato. Bonucci è stato sostituito da Tomori, Vojvoda sarebbe dovuto essere sostituito da Gosens, ma Gosens non è sceso in campo. Quindi in Forza Juve, già in difesa, gioca con due difensori anziché tre. A centrocampo Pessina, Pellegrini, De Ketaler e Paredes. In attacco Di Maria, Vlahovic e Lammers. Avrete capito già dalla formazione il perché del pianto greco del povero Forza Juve. João Norris Marmaldo è sceso in campo con Rui Patricio in porta, Kim, Smalling e Skriniar in difesa, Sottil, Vlasic, Koopmeiners e Milinkovic-Savic a centrocampo, Dybala, Pinamonti e Dia. Ma siccome il buon Dybala ha fatto il salto della quaglia e non è sceso in campo contro l'Atalanta, è stato sostituito giustamente, no? Perché le sfighe di quell'altro non finiscono mai, da Simeone. Quindi andiamo a vedere com'è andata, partendo da Forza Juve. Portiere 6, ha preso un gol, 5 ci può stare. Difesa 11,5, quindi già giocavano in due. Già in due non hanno preso globalmente la media del 6, perché siamo a 5,75. In più, non contenti, hanno preso un giallo per uno che non fa male a nessuno. Proseguiamo con il centrocampo, signori. Centrocampo 23,5. Resta 23,5, nessun giallo, nessun assist, nessun gol, una beata Giovanna. Almeno però hanno mantenuto una media superiore al 6, almeno quello. Attacco 15, però c'è il rosso a Di Maria 14, nessuno ha segnato, per un totale di 53, un pianto greco, come vi dicevo. Voi tenete conto che un gol devi arrivare a 66, 53. Quindi chiunque ci avesse giocato contro bastava fare un 66 per vincere la partita. Andiamo a vedere cosa ha combinato João Norris. Portiere 6, anche lui prende un gol, 5, ma ci sta, perché comunque il gol letto che il tuo portiere prende lo metti già in preventivo. Difesa 18, però purtroppo la difesa del buon João Norris c'ha l'autogol di Skriniar, che ha preso 3. Quindi poteva parificare il fatto che l'altro avesse un giocatore in meno, no? Se
perché poi a centrocampo c'è un bel 26, però c'è gol e assist e un giallo a Koopmeiners, però c'è gol e assist di Milinkovic-Savic. Da 26 si sale a 29 e mezzo. Attacco 17 e mezzo, però c'è il gol del subentrato Simeone, che però prende anche un giallo, però 2,5 punti in più, da 17 e mezzo si passa a 20, per un totale di 70,5. Quindi il buon João Norris sfiora i due gol per un mezzo punto. Con 71 avrebbe fatto due gol, perché come ben sapete ne facciamo 66 un gol, poi ogni 5 punti in più sopra il 66, sempre a salire, è un gol in più, quindi 66, 71, 76, 81, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il buon John Norris batte Forza Juve 1-0, proprio un minimo risultato col massimo sforzo, anche perché l'altro è come se non fosse sceso in campo. È clamoroso che con 8 giocatori di difesa a disposizione non ne ha 3 buoni da mettere dentro. Però io lo continuo a dire, i ragazzi continuano a prendere giocatori importanti, eccetera, che però si giocano il ruolo con altri giocatori e poi ti trovi nella cacca. Proseguiamo con la sfida mia, tutta in famiglia. Sfida Inter-Inter, perché come ben sapete ci sono 3 interisti, 2 milanisti e uno juventino. Un juventino avrete già capito chi è. E quindi c'era la sfida tra Inter Live e FC Inda. Inter Live è sceso in campo con Audero in porta, Udoje, Biraghi, Maledetto, Bastoni, Barella, Barak, Sabiri e Cavaraschiglia, detto Cavara, che faccio prima. Henry, Jovic e Enzola, però Jovic non è sceso in campo, è stato sostituito dal buon Satriano, che si è mangiato un gol anche lui. Maledetto! FC Inda è sceso in campo con Musso, che però si è fatto male subito ed è stato sostituito giustamente da Milinkovic-Savic, che ha fatto una gran partita, anche se ha preso poi il gol lo stesso, però. Difesa con Dumfries, Bastoni e Mancini. Centrocampo con Gigione, Alberto, Bonaventura, Felipe Anderson e Zielinski. E in attacco Piontek, De Olofeo e Lautaro Martinez. Andiamo a vedere com'è andata. Interline, portiere 6,5, però purtroppo Audero, nonostante le ottime parate, ha preso 2 gol con lo Spezia e quindi 4,5. Difesa 16 e mezzo, ma c'è quel genio di Biraghi che non sa tirare i calci di rigore. Poi vabbè, vedi che lo tira Politano, lo tira uguale, segna e dici vabbè, questa è sfiga. E quindi si è preso un bel 2. E quindi la mia difesa da 16 e mezzo, 2 gialli, un rigore sbagliato, 12 e mezzo. Centrocampo Libidine, perché 26,5. Con i bonus arrivo a 31, attacco 18 e mezzo, però ci sono 2 giallini di troppo e un gol, 20,5, per un totale di 68,5. FC Inda, portiere 6 e mezzo, però ha preso un gol, 5 e mezzo. Difesa 17,5, ma c'è un giallino di troppo, quello di Bastoni, che oltre a fare il fenomeno in panchina a fare gli urli e gli strepiti, si è preso un 5,5 anche un'ammonizione, e quindi 17. Centrocampo 25, ma c'è il giallo di troppo del buon Bonaventura, non ha segnato nessuno, quindi 24,5. Attacco 19, ma ci sono i 2 assist e la gran bella partita di De Olofeu, 21, per un totale di 68 tonti tonti. Quindi Inter Live FC Inda 1-1. Se quella capra di Biraghi non sbagliava al rigore, non tirava al rigore, eccetera, prendeva anche 5, io con quei 3 punticini in più sarei arrivato a 71,5 e avrei fatto 2 gol, avrei vinto. Invece la capra mi ha sbagliato il calcio di rigore. Se l'avesse segnata anziché 5, probabilmente avrebbe preso 6 più 3, 9,
e avrei stravinto, ma purtroppo la capra ha sbagliato il calcio di rigore e quindi adesso probabilmente non li tirerà neanche più e quindi io avrò anche meno probabilità che Biraghino mi segni il gollettino, quindi è più probabile che faccia degli assist o che cosa. Va bene ragazzoli, andiamo a vedere, dopo che vi ho dato i risultati, la classificona, perché la classificona è interessante. Innanzitutto c'è la coppia Melino Steam Joao Norris al comando, con la Melino Steam nettamente in vantaggio perché ha fatto 232 punti. Quindi sono a pari merito a 7 punti, ma la Melino Steam in questo momento è praticamente irraggiungibile con ben 232 punti fatti, a pari merito con la Joao Norris a 7. A 4 punti ci siamo io, FC Inda e Interlive, però FC Inda ha 3 punti in mezzo più di me, io ne ho fatti 208,5 e lui 212. Quindi in questo momento, se finisse adesso il campionato, i primi tre sarebbero Melino Steam, Joao Norris e FC Inda. Poi ci sono io al quarto posto, al quinto posto c'è la Suppostima a 3 punti e per il momento ancora 0 punti Forza Juve, che ahimè se gioca in 10 tutte le partite è logico che non può andare da nessuna parte. Vedremo come andranno i prossimi incontri. Adesso c'è da aspettare il primo di ottobre e le prossime sfide molto interessanti, molto curiose, eccetera, eccetera, saranno tra FC Inda e Joao Norris per cercare di andare ad agganciare Joao Norris. La Melino Steam avrà la grande occasione di fuggire perché affronta Forza Juve che in questo momento appare abbastanza in difficulty. E poi c'è la sfida tutta interista tra la Suppostim del Piangina e Interlive. E quindi anche qui sarà una bella sfidona interessante per allontanarsi dalla zona bassa della classifica e puntare alle prime posizioni. Però dovrete aspettare il 4-5 di ottobre che vi ragguaglierò sui risultati, visto che si giocherà l'1 e il 2 di ottobre. Detto questo, ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio. Sono imbufalito con Biraghino, che spero si faccia perdonare la prossima partita, almeno con un assist. È una buona prestazione, un bel 7,5 totale non sarebbe male. Perché veramente perdere perché mi ha sbagliato il pareggiare, perché ha sbagliato il calcio di rigore, mi girano a elica. A elica, sì, a elica, che tra un po' decollo. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao!